Finalmente ci siamo, ragazzi. Aspettavo questo gioco da veramente un sacco di tempo. Speravo che un giorno l'avrebbero fatto, anche se con i titoli Nintendo non sempre escono delle remaster e del remake e questa sorta di lavori. Proprio è molto raro, è soltanto nei giochi più di successo, ma ci sta comunque. Xenoblade Chronicle è uscito, mi sembra, per Nintendo Wii. Non vorrei dire una cavolata, mi sembra sia uscito per Nintendo Wii, poi ha avuto una sua versione per DS e purtroppo l'ho saltato perché in quel periodo non avevo la Wii quando è uscito questo gioco, credo nella sua parte finale di vita, diciamo. E finalmente, incredibile, non solo è uscito per Switch, ma Definitive Edition. Quindi non so se è una sorta, perché io quando, lo dico sempre, quando vedo un titolo che mi interessa non seguo più nulla, perché decido, ok, questo lo prendo, non voglio sapere niente, né trailer, nulla, perché voglio scoprire tutto man mano che gioco. Guarda, sta cambiando la luce, il tramonto. Meraviglioso. Preferisco scoprire tutto, quindi io non so, sicuramente non è una semplice remastered, perché già vediamo l'erba. Già è ridisegnata e andiamo subito a scoprire. Sarà una sorta di lavoro stile come premi un pulsante, avevo fatto nuova partita. Ha scoperto che io ho giocato a Chronicle 2. Ok, va bene, grazie. Che stavo dicendo? Tutti questi soldi mi hanno confuso. Ah, dovrebbe essere una sorta di lavoro come Zelda Ocarina of Time per Nintendo DS, per il 3DS. Di questo non so né la storia né nulla. The world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. The Bionis and the Makonis. Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mekon. They're advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two.
but we'll see. Young man, we've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah, that's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse on. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave! It's approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Homs welcome. Acknowledged. Yeah! Ha! What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. Yeah, that should give me time to escape. Premi LR per mirare a un bersaglio, nemico capogruppo. Io ora che ricordo la parte iniziale la feci su 3DS, però poi il gioco dopo un'oretta non lo continuai perché la grafica già non era al top uscendo sulla Wii, fu ridotta ulteriormente con la conversione 3DS e per quanto io non stia attento spesso alla grafica, se il gioco è bello lo faccio lo stesso, però giocarlo su una portatile con uno schermo piccolissimo, con la grafica comunque ridotta, molto sfocata, non era secondo me giusto fare un gioco del genere su in questo modo. È molto bellino da vedere, però non mi sembra ridisegnato, credo che sia... O forse sì, non capisco se i modelli sono rifatti perché in questo momento non ho a mente quelli vecchi. Sicuramente le texture sono fatte, è tutto ripulito. Quindi comunque va benissimo. Più che accettabile. Quindi forse finalmente è la volta buona per finire questo gioco. Quindi ci sono due... diciamo due gruppi che vivono sui due resti, fighissima questa cosa, questa è l'unica che sapevo perché è famosa. Ci sono questi due giganti che si sono uccisi e c'è l'umanità che cresce su questi due giganti, più o meno è molto simile a Xenoblade Chronicle 2 che vivono sui titani, quindi mi incuriosisce vedere se ci sarà un legame oppure no, anche perché questa spada mi pare che l'abbia chiamata Monade. È molto simile alla spada, concettualmente almeno, di Xenoblade 2, quella di Pyra. Vediamo come si sviluppa il combat system che non mi ricordo. Allora, lui ha detto LR. Appare puntando un nemico, ok. Menu di battaglia. Quindi c'è... Forse è automatizzato, quindi io ammacco attacca. Devo avvicinarmi perché c'è la distanza, infatti. Avvicinati a base di sferrare un attacco automatico, non puoi attaccare un nemico se sei troppo distante, quindi ogni mossa avrà il suo range. Perfetto. La telecamera posso girare? Sì, ottimo. Seleziono una tecnica, ok, semplice. Aumenta l'efficacia. Non mi piacciono questi simboli giapponesi, perché non mettono immagini? I kanji. Scegli una tecnica. Allora, incanto aumenta l'efficacia degli attacchi o fendente causa danni. Allora, proviamo fendente. Io poi me li devo ricordare, quindi... No, per fortuna c'è scritto.
Ok, poi devo capire perché non me le inquadra bene alla TV, ma forse non si vedrà questo nel video. Allora, quindi mi scelgo un bersaglio. Attacco. Chissà se il movimento serve a qualcosa, tipo se io mi piazzo qua, forse ricevo meno colpi dagli altri. Allora, proviamo questa skill. Quindi incanto aumenta, abbiamo detto, gli attacchi di tutti. Ah, ottimo. Quindi è un buff a tutto il team. Non male, non male. Potrebbe essere interesse. Che è successo? Già la trama comunque è molto particolare, questo fatto che vivono su questi due esseri giganti. Già mi piacciono i giochi che partono subito con i misteri. Chi sono questi due giganti? Prima di loro cosa c'era? Perché combattevano? Eccetera, eccetera. Quindi questo è solo l'inizio. Quindi secondo me sarà uno di quei giochi dove ci sarà tanto da scoprire. Bello. E anche questa monade, la spada, di natura umana o è qualche accessorio tipo dei giganti? You heard him. Dixon, Munka, let's do this. Era un gunblade quello che aveva il vecchio. Ah, mi sa che è arrivato al limite. Un gunblade, stile Final Fantasy 8. Vabbè, si vedeva dall'inizio che aveva la faccia da stronzo questo. If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Se l'è chiamata? Dixon, take care of the survivors. Dumbag, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quiet down a bit. That thing's gonna be mine! Giustizia è stata fatta. If you think the Homs, the people of Bionis, Yoms, waiting here for you to pick us off, you are sorely mistaken. Vediamo uno zoom dall'alto dove siamo. Ancora non riconosco le fattezze del gigante. Wow. Eccolo. Ah, sulla spada erano forse. Che figata. Ok, quindi adesso dovrebbe iniziare con il nostro vero personaggio principale, che questo era soltanto un A Mech on M71.
I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Bellissimo. Che bello rivedere i vecchi giochi con qualità aumentate. Dovrebbero farlo proprio di routine dei giochi che hanno venduto di più, magari. An M69. Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to. Shulk! Figo questo. It's not a Mechon. It's just a Krabble. It was using the Mechon armor as a shell. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arms to finish it off. Un Pagurix. Credo che ci siano pure in Xenoblade 2. Quindi il nemico è già targettato. Ok. Colpo. Ecco, ok. Allora, così attacchi standard, quindi attacca in automatico, noi facciamo la skill. Non può utilizzare la stessa tecnica ripetutamente, va bene, è che si dovrà caricare, perfetto. E poi torna automaticamente. Seleziona l'icona tecnica speciale e premi A per eseguire una tecnica. L'abbiamo capito. E io posso passare a usare il compagno? Vabbè, poi sicuramente sì. Quale forziere? Ah, qua. Bello, bello, mi piace. L'anello verde ti impedisce di fuggire, sconfiggi il nemico e l'anello scomparirà. Ok, quindi si circoscrive un'area di combattimento, va bene. Guscio di ferro, guscio piccolo. Ora un'altra cosa che mi interessa... Ma questo da dove è spuntato? Attacca, inizia il combattimento. Perché no? Di nuovo, fai attenzione all'ira dei nemici. Durante la battaglia l'ira indica l'ostilità di un nemico, ok? Direttamente proporzionale ai danni inflitti. L'anello rosso intorno a un personaggio indica che questo è un oggetto dell'ira. Indica il target, va, del mostro. Il corpo prodotto proditorio. Il corpo proditorio di Shulk infligge danni maggiori se eseguito alle spalle, perfetto. Shulk siamo noi, personaggio principale. Questo è l'effetto della tecnica, ok? Se c'è la possibilità di soffrire dell'effetto di una tecnica, ti verrà indicata come tecnica possibile extra. Questa non l'ho capita. L'effetto tecnica. Possibilità extra, appare un punto esclamativo. Se c'è la possibilità di soffrire dell'effetto di una tecnica... Ok, quale sarebbe l'effetto? Alle spalle. Se l'anello dell'ira circonda Rain, Shulk può attaccare alle spalle. Certo, se punta l'altro noi possiamo, ok. Rain è il... No, giusto, ok. Se ottieni l'effetto, il valore dei danni evidenzia... Ok, vabbè, quindi... In questo momento sta targettando noi. Mi allontano, targetta lui, perfetto. Ok, è spuntato, quindi mi avvisa che adesso... Perfetto, io ho fatto un critico praticamente. Carino, carino. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. Ma l'hanno recuperata? Anyway, mi sa di no.
If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come. Mi piace molto come design Rain con questo spada scudo stile Monster Hunter, questo cappello molto Squaresoft. Allora, segui il percorso per raggiungere destinazione, il percorso che conduce alla prossima missione principale è indicato nella minimappa. Premi L per visualizzare la minimappa. Ok, note di viaggio, va bene. Queste cose le vediamo. Controllare la visuale, cioè dai, mi dici pure come controllare la visuale. Premi Start per aprire il menu sistema e salvo. Ok. Autosalvataggio, basta, ok, non mi devi dire tutto ora. Puoi consultare le istruzioni in qualsiasi momento, va bene. Va bene. Allora, scheda disponibili filmati, va bene. Abbiamo finito. Che poi ogni volta mi dicono cose di cui non mi frega niente e quelle che mi interessano. Sembra leggermente sfocatino. Credo soffra dello stesso problema di Xenoblade Chronicle 2, che ha una grafica molto carina, ma come vedete i bordi del personaggio risultano un po' sfocati. E la grafica, ecco, quando mi muovo specialmente. Leggermente fastidiosa questa cosa. E vabbè, pazienza. Quindi la mappa abbiamo detto così. Come la muovo, non c'è uno zoom? Ok, già mi dà il percorso. Vediamo un pochettino i menu. Abbiamo salva carica, modalità pro, cos'è? Limite punti esperienza ottenuti, adatta il livello dei personaggi. Non capisco. Limite punti esperienza è adatta il livello dei personaggi. Vabbè. Istruzioni, impostazioni e gli equip e tutte queste cose dove sono? Ecco qua. Vediamo un po' cosa ci hanno messo dentro. Equipaggiamento. Ottimo, ottimo. Abbiamo l'arma con delle gemme forse da incastonare. E gli oggetti di equipaggiamento. Cappello, corpetto, polsini, pantaloni. Ottimo, mi piace di più. E aspetto, questa non capisco. Ok, quindi sicuramente l'arma al solito, come in tutti i JRPG, cambierà di aspetto man mano che troveremo quelle nuove. Gli abiti e gli indumenti no, al solito. È una cosa che odio da morire, ma è così e basta. E poi noi possiamo decidere il nostro aspetto tramite, ecco, hanno iniziato a fare lavori fuori, quindi ci sarà il delirio. Spero che... Mettiamo un attimo. Dicevamo. E quindi l'aspetto cambierà soltanto per questi preset. E vabbè. Stile coloniale, stile ecru. Vediamo l'altro... Tutte le percentuali a destra, quindi mi sembra abbastanza completo, quindi livelli di attacchi, difese, varie, colpo critico, parata, peso. Ah, possiamo cambiare pure l'aspetto dell'arma dopo, non so perché. Stile ecru. Quindi qua abbiamo un solo... Ah. Ok, ok, interessante, c'è da sbizzarrirsi. Va bene, io questo lo continuo sicuro perché già mi sta piacendo molto. E già viene tantissima voglia di giocare. Va bene, questo è Xenoblade Chronicle.
ci vediamo al prossimo video.